Lo sapevate che gli esseri umani, gli animali, le piante e persino i minerali sono circondati da delle onde elettromagnetiche? Queste onde elettromagnetiche hanno un nome. Per andare più a fondo su questo argomento siamo andati a trovare Cristiana Mura, esperta in lettura dell'aura. Voi direte che cos'è l'aura? Ce lo spiega Cristiana Mura in questa interessantissima intervista. Vediamola insieme. L'aura è sostanzialmente un campo elettromagnetico, è un filtro percettivo che si muove secondo i presupposti e le impressioni, quindi entra un'emozione che ci dà un impatto emotivo. Questa emozione verrà elaborata secondo il nostro livello di coscienza, la nostra educazione, la nostra esperienza di vita. Quindi una persona che si muove nel mondo può rimanere anche fortemente destabilizzata dalle impressioni, dal giudizio altrui. Quindi quando viene da me, io in effetti l'aiuto a fare chiarezza su quello che sta provando e su quello che si sta muovendo intorno a lei. Il mio lavoro lo posso definire come un'analisi relazionale, cioè un staccare la spina dal concatenarsi di una serie di eventi che poi portano a una condizione di stress. Siamo nel rango dell'amicizia, tant'è vero che non esiste un vero e proprio titolo per essere amico. Bisogna avere compassione e empatia, essere benevolenti nei confronti di tutto quello che verrà. Una persona si rivolge a me sia perché sta, diciamo, implodendo, oppure perché è semplicemente curiosa di conoscere meglio se stessa, vuole fare un percorso spirituale e quindi si rivolge a me anche per questi motivi. Molte persone poi fanno già un percorso di psicoterapia o anche di medicina, legato alla medicina, e scelgono di venire da me semplicemente per accompagnare un processo medico e renderlo più consapevole in generale. Dopo la lettura dell'aura si può effettuare un trattamento dell'aura, significa ripulire un corpo energetico paragonabile a un trattamento di Reiki dove non facciamo altro che cambiare vibrazione, frequenza, secondo una modalità più spirituale rispetto a quella umana che ci ha manipolato. Non esiste un modello di energia negativa o positiva, esiste un corpo e la sua capacità di digerire delle emozioni, di superarle. Quindi può capitare anche che si vada sotto stress per niente, quindi magari in un periodo di debolezza risulti essere tutto troppo faticoso da lasciar fluire nel corpo. Io non mi approccio mai a un modello positivo o negativo, ma sempre a un livello di sopportazione del soggetto in quanto individuo e nel suo contenuto emotivo di unicità. Può capitare che da me venga una persona che abbia una visione abbastanza ristretta e quindi non riesca a superare le sue difficoltà grazie al mio aiuto. Sono convinta che affiancarsi a diversi tipi di terapia, anche psicologica o psichiatrica, sia utile per il percorso di una persona che ha un'insufficienza anche chimica e quindi abbia bisogno di uno stabilizzatore per superare meglio le sue faccende personali.